Non aspettate che vi faccia ridere, almeno per questa volta. E sapete perché? Perché Stefano ha smesso di fare sport. Era sempre stanco e non cresceva. E Lucia è da tanto che non viaggia più con i suoi amici. Per non parlare di Annalisa, che ogni volta che fa una riunione di lavoro è un incubo. E Marco spesso non riesce a portare a cena la sua fidanzata. Chi soffre di malattie infiammatorie, croniche, intestinali, spesso perde la voglia di ridere. Ma attenzione, c'è qualcuno che si sta occupando di noi. Grazie ai medici e alla ricerca scientifica possiamo curarci. E ricominciare a ridere. Se hai la malattia di Crohn o la colite ulcerosa, parlane. Perché insieme si può.